Si svolgerà il prossimo 25 settembre all'Aquila l'edizione 2016 di Progetto Cuore del cardiologo Umberto Pignaturo, sostenuto dalla Fondazione Carispac, dalla Sanofi Aventis, con il patrocinio della ASL numero 1 e del Comune dell'Aquila. L'iniziativa, presentata in conferenza stampa nella sede della Fondazione Carispac, si arricchisce quest'anno di nuovi contenuti con la denominazione Cuore Sport, collegata alla certificazione di idoneità all'attività sportiva. In questa edizione, ha spiegato il dottor Pignaturo, particolare attenzione sarà dedicata ad illustrare la nuova normativa relativa alla certificazione di idoneità allo sport non agonistico e alla necessaria e preliminare corretta valutazione dell'apparato cardiovascolare alla luce delle nuove leggi vigenti ed anche in relazione alle nuove metodologie diagnostiche per i praticanti dello sport non più giovani. E la giusta risposta a tutti coloro che desiderano praticare lo sport in sicurezza dal punto di vista cardiovascolare. Durante la giornata di domenica 25 settembre dalle 9 alle 13 al campo di atletica di Piazza d'Armi saranno disponibili per tutti i partecipanti consulenze di cardiologia, medicina dello sport ed altre discipline mediche. Saranno inoltre operative due aree con relative sessioni, una dedicata alla prevenzione medica e una all'attività motoria ludico-ricreativa. L'area dedicata all'attività motoria sarà operativa con sessioni organizzate da associazioni sportive che daranno vita ad esibizioni e dimostrazioni. Ci sarà anche un'area dedicata ai più piccoli e sarà anche possibile pianificare i percorsi e le attività da praticare nei sentieri di Madonna Fore. Noi abbiamo incominciato anni fa con sempre il progetto Cuore, tempo fa anche con l'AIED per quanto riguarda il tumore al seno, col dottor Tordera ci siamo sentiti entusiasta di sviluppare ulteriormente una serie di iniziative da noi sostenute, tutte nel senso della prevenzione, incominciando da quel problema centrale che è quello dell'alimentazione.